Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti una storiella di origine africana. Un giorno, l'imperatore Akbar col suo primo ministro Birbal andarono a caccia nella selva. Sparando col suo fucile, Akbar si ferì il pollice e gridò di dolore. Birbal gli fasciò il dito e lo consolò con le sue riflessioni filosofiche. «Maestà, non sappiamo mai se ciò che ci accade in fondo è una grazia o una disgrazia. Grazia o disgrazia, chi lo sa?» L'imperatore si infuriò e scaraventò il ministro nel fondo di un pozzo abbandonato. Poi continuò a camminare da solo per il bosco. Frattanto, un gruppo di selvaggi gli venne incontro in piena selva, lo attorniò, lo fece prigioniero e lo trascinò davanti al suo capo. La tribù stava preparandosi ad offrire un sacrificio umano e Akbar fu accolto come la vittima che Dio aveva loro inviato. Lo stregone della tribù lo esaminò attentamente e, notando che aveva un pollice rotto, lo respinse perché la vittima prescelta non doveva avere nessun difetto. Allora Akbar si rese conto che Birbal aveva avuto ragione, provò rimorso per il suo gesto inconsulto, tornò correndo al pozzo nel quale lo aveva gettato, lo trasse fuori e gli chiese perdono per il male che ingiustamente gli aveva procurato. E Birbal gli rispose: «Maestà, non deve chiedermi perdono, perché non mi ha fatto alcun male. Al contrario, mi ha fatto un grande favore. Mi ha salvato la vita. Infatti, se non mi avesse scaraventato in questo pozzo, io avrei continuato a camminare al suo fianco e questi selvaggi avrebbero preso me per il loro sacrificio. Come vede, maestà, non sappiamo mai se una cosa è una grazia o una disgrazia». Morale della storia. Quello che a primo impatto sembra essere soltanto una disgrazia, un imprevisto, una sofferenza magari inutile, in realtà può essere una meravigliosa opportunità, una occasione che nasconde una più grande grazia. Che bello, anziché lasciarsi andare a mormorazioni e lamentele, imparare a chiedersi: ma vediamo un po', questa cosa dove mi può portare? Cosa mi può insegnare? Come mi può servire per aiutare altri? Che il Signore ci dia occhi nuovi e cuore nuovo per saper entrare con questo sguardo provvidenziale nelle sfide e nelle opportunità che la vita ci pone dinanzi, certi che Lui non ci abbandona mai e che nelle sue mani tutto concorre ad un bene più grande. Che il buon Dio ti benedica.